Ciao, eccomi qua con un nuovo tutorial. E in effetti, in questo tutorial voglio farvi vedere come chiudere il tubolare del video precedente, o meglio, come io lo chiudo, metto le perline e i vari modi, insomma, che io uso e conosco, poi magari ce ne saranno altri. Dunque, lo facciamo con questo che sto realizzando io in questo momento e vi faccio giusto l'esempio. Dunque, io faccio così. Adesso praticamente voi vedete, ho chiuso il tubolare, come si fa per una qualsiasi lavorazione, tagliate il filo e sfilate, insomma, la soletta. E vediamo un po', zoom, magari si vede meglio. Ecco qua. Allora, adesso io vado a prendere con l'ago le maglie attorno al tubolare, tutta la circonferenza, praticamente facciamo così. Le prendiamo tutte ad una. In modo che poi, andando a tirare il filo stesso, il tubolare si chiude. Adesso tiriamo e vedete che il tubolare è chiuso, quindi diventa l'estremità anche un pochino più appuntita e più sottile. A questo punto io prendo le perle, o in questo caso vi faccio vedere questo pezzettino di tubolare fatto con le perline, e infilo l'ago all'interno. Così, tiro l'ago e adesso vado all'altra estremità del tubolare e faccio la stessa operazione. Praticamente prendo tutte le maglie attorno per far sì che si chiuda poi il tubolare. Si è sfilato l'acqua. Vabbè, lo infiliamo. È andata bene. Dunque, prendiamo tutte le asoline delle maglie. Questo praticamente è l'inizio del tubolare in questo momento. E tiriamo bene. Poi prendiamo in un punto qualsiasi dove ci sembra che vada meglio affinché si uniformi il tutto, vedete, e ficchiamo di nuovo. Adesso magari mi aiuto un po' a tirarlo, ecco, con una pinza, ed ecco fatto. Poi ripassate magari un paio di volte l'ago per fermare il filo qua all'altra estremità e poi andate a perdere il filo ficcando l'ago e facendolo passare così dentro il tubolare. Andate a perdere il filo, tagliate e il gioco è fatto. E questo è un tipo di chiusura. Praticamente come i tubolari che vi ho fatto vedere, i bracciali che vi ho fatto vedere nel tutorial precedente. Adesso vi faccio vedere un'altra modalità. Io qua ho questo bracciale fatto di tubolare, scusate, a perline, però possiamo realizzarlo anche con il tubolare ad uncinetto.
poi mettere all'interno del tubolare un fil di ferro modulabile e formare questa spirale. Praticamente facciamo il tubolare un po' più lungo, insomma, misuriamo il polso e poi calcoliamo quello che ci serve, insomma, in più per far sì che si sovrappongano. Mettiamo all'interno il fil di ferro e poi andiamo a chiudere il tutto con delle coppette. Le coppette ci sono in commercio di tutti i tipi e tutti i materiali, quindi le acquistate insomma come più vi piacciono. E quindi è un'altra modalità questa. Niente, praticamente. Mi sa che va bene così, io al momento potreste anche fare tipo un pezzettino di tubolare e poi fare un pezzettino magari di tubolare con le perline oppure mettere due o tre perle e poi intervallare con un altro pezzettino di tubolare e quindi creare un tubolare insomma spezzettato con le perle sarebbe anche un'idea. E niente, questo è quando spero. No, aspettate, mi viene in mente un altro metodo, ce l'ho qua sotto mano. Dunque, questa è una chiusura con magnetica. Ecco, vediamo se riesco ad aprirla. Ecco, vedete? Una chiusura magnetica, quindi potrebbe essere anche un'idea, ce ne sono anche di queste in commercio di tutti i tipi, metterla come centrale in modo che si apra il tubolare stesso. Quindi facciamo lo stesso lavoro con le coppette, agganciamo la bottonatura e poi all'occorrenza, quando si deve indossare, si può aprire. Potrebbe anche essere un'idea questa. E niente, mi sembra di aver detto tutto, spero vi sia stato utile questo tutorial e ci vediamo al prossimo. Ciao ciao!